Considerazioni sull'espressività religiosa di Tintoretto e del Veronese nelle nozze di Cana. Le nozze di Cana sono un argomento del Nuovo Testamento che è stato riprodotto in pittura innumerevoli volte e riguarda quello che dovrebbe essere il primo miracolo effettuato da Gesù, del quale ce ne ha reso testimonianza Giovanni nel suo Vangelo, precisamente in Giovanni 2, versetti 1-11. Ho voluto fare quindi delle considerazioni sull'espressività religiosa di due maestri, ovvero il Tintoretto e del Veronese, proprio in relazione a questo argomento. Entrambi infatti eseguirono nel triennio che va dal 1561 al 1563 due capolavori raffiguranti questo episodio evangelico, praticamente in concomitanza con la conclusione del Concilio di Trento, datata 4 dicembre 1563. Il compimento del concilio a 18 anni dalla sua apertura fu sigillato dalla bolla papale di Pio IV denominata Benedictus Deus, e cioè una solenne professione di fede che venne indirizzata a tutti i cattolici nel 1564. Per finire quindi con la pubblicazione del Catechismo Tridentino nel 1566 con Papa Pio V. Veniva redatta così una normativa per regolare il comportamento delle persone, nonché l'espressione artistica, soprattutto quella a carattere religioso. Ed è proprio in relazione a ciò che mi è venuto istintivo mettere a confronto le due grandi tele. Nel 1563 il Veronese aveva 35 anni, più o meno come Dante quando entrò nella Selva Oscura, e presentò per il refettorio benedettino dell'isola di San Giorgio Maggiore un telero strepitoso che tutti conosciamo, Le nozze di Cana, opera veramente dalle enormi dimensioni, misura infatti 6 metri e 69 per 9 metri e 90, per l'esattezza 66 metri quadri, e gli era stata commissionata nel 1562. Ora il telero si trova al Museo del Louvre a Parigi, perché a Napoleone nel 1797 indubbiamente piacque molto, ma questa è un'altra storia. Attualmente lo possiamo però ammirare nel suo luogo di origine in copia, nella sua veste ultra tecnologica ma anche raffinatamente manuale, creata da Adam Lowen. Che dire, l'originale è un quadro strepitoso. Ed altrettanto stupefacente però è il suo clone, la cui resa all'occhio di chi se lo trova davanti, entrando nel grande refettorio di San Giorgio Maggiore, opera del Palladio, è incredibilmente realistica, è stupefacente, sembra vero e da vicino pare ancora più vero. Ma al di là di queste mie impressioni, devo dire che pensare all'argomento narrato nel Vangelo secondo Giovanni, relativo alla trasformazione miracolosa da parte di Gesù dell'acqua in vino nel corso della festa delle nozze a Cana, il suo primo miracolo, non posso che rimanere stupito dalla differenza espressiva, cromatica, compositiva e concettuale del Cagliari nel trattare tale narrazione rispetto all'interpretazione che ne diede Tintoretto. Infatti, il Robusti aveva avuto modo di esprimersi un anno prima del Veronese, nel 1561, con una sua interpretazione delle nozze di Cana. Il risultato fu una bellissima opera, restaurata tra parentesi di recente, che possiamo ammirare nella sagrestia della Chiesa della Madonna della Salute. Anche in questo caso si tratta di un dipinto dalle notevoli dimensioni, misura infatti 4,35 m per 5,45 m. Praticamente 24 metri quadri. Mi colpisce veramente il fatto che il Veronese si esprimesse con una monumentalità teatrale così attuale. Direi quasi un palcoscenico moderno nel quale si mette in opera una pièce di teatro in costume, quasi un musical, ricca, festosa, piena di colori, di movimento e di danze, di musica e canto, di spensieratezza e svago, insomma di allegria. Pur in un contesto che sicuramente non è dedicato alla distrazione, bensì alla meditazione. Mi viene altresì istintivo fare un parallelo
con le opere liriche classiche da carattere drammatico, ad esempio, messe in scena oggi, con coreografie che fanno riferimento alla nostra epoca, che talvolta ci colgono alla sprovvista e che spesso fanno discutere, ma anche stupire. Penso che un impatto simile debba averlo suscitato anche questo enorme quadro, questo enorme dipinto del Veronese. Al contrario, Le nozze di Cana del Tintoretto ha decisamente una impostazione diversa, formale e concettuale. Qui non si sente l'euforia di un banchetto per una festa importante, come nel Veronese, non si ha la sensazione di percepire il parlare mescolato di numerose persone che conversano ad alta voce ed il cui risultato acustico si accavalla nell'aria come può succedere in un locale pubblico gremito di gente. Qui mi pare, al contrario, di sentire un vociare composto, dove nessuno alza la voce. Anzi, la sensazione è quella di ascoltare chi parla in modo discreto, con un tono pacato, tale che se non stai attento ed in silenzio non lo senti. Il tono pacato utilizzato da chi vuol farsi ascoltare. Qui non vi trovo alcuno spazio dedicato allo svago. Forse un senso di morbida rilassatezza nel conversare lo si potrebbe avvertire nella parte destra del dipinto, dove siedono i convitati femminili. L'unica nota curiosa, ammesso che sia vero, è la presenza dell'autore che pare si sia autoritratto proprio nel punto focale della tela e che guarda diritto negli occhi di chi gli sta davanti, oltre la tela, e cioè noi. L'espressione è molto seria, accigliata, e la mia prima impressione è che abbia la testa un poco troppo grossa. Comunque, al di là di ciò, questo suo far capolino è molto curioso, oltretutto proprio lì, in posizione centrale, e quando si è a conoscenza di questa cosa, vedi prima lui di Cristo. Se Tintoretto, uomo a quanto pare dal carattere molto particolare, si prese questo svago, sicuramente non da meno fu il Veronese l'anno seguente nelle sue nozze. Infatti, inserì tra gli attori seduti al banchetto alcuni personaggi contemporanei molto importanti, tra i quali figurano Maria Regina d'Inghilterra, moglie di Enrico VIII, Carlo V, il marchese del Vasto con Vittoria Colonna e Francesco I di Francia. La loro identificazione ce l'abbiamo per merito di Anton Maria Zanetti, che ebbe modo di accertarne l'identità grazie al ritrovamento di documentazione relativa all'opera che gli permise di poterli riconoscere. Non pago di questi ospiti speciali della politica internazionale, il Cagliari inserì anche altri quattro personaggi a lui contemporanei, diversamente ma altrettanto importanti, delle star del mondo delle arti. Infatti, proprio al centro del dipinto, di fronte agli occhi degli astanti, c'è un quartetto d'archi ed un fiato alle loro spalle. E lo Zanetti identificò i musicanti con Tiziano, Tintoretto, Bassano e il fratello di Paolo, cioè Benedetto. Tintoretto invece, quantomeno in questo caso, nonostante avesse una personalità forte, variegata e a volte contraddittoria, lo trovò pacato e meditativo, nonostante la punta di bizzarria nell'autoritrarsi con lo sguardo fisso verso lo spettatore. Poi si è anche ipotizzato che l'ultima delle donne, sul fondo, a fianco di Maria, fosse la figlia Marietta e l'uomo calvo che fa capolino tra Maria e Gesù fosse il committente. Insomma, anche il Tintoretto cedette alla tentazione di personalizzare un poco la sua opera. D'altra parte, la cosa mi pare del tutto naturale. Veronese creò un dipinto decisamente differente, veramente fantasioso, che immagino abbia colpito notevolmente l'immaginazione quando fu presentato. Penso che gli piacesse stupire. Infatti, dopo 10 anni, o poco più, dipinse un'altra cena straordinariamente ricca e monumentale, che in effetti ebbe un impatto molto significativo, ma però sulla Santa Inquisizione. Si trattava dell'ultima cena per il refettorio di San Giovanni e Paolo, che per necessità venne rinominata cena in casa di Levi. Un altro capolavoro dell'ingegno e dell'estro pittorico
del Veronese, datato 1573. Insomma, le nozze di Cana sono due teleri magnifici, con un Tintoretto dalla composta e pacata religiosità ovattata e un Veronese che mise in scena una rappresentazione multicolore e musicale della religiosità, spettacolarizzandole. Un saluto.